Buongiorno Giulianova, Operazione Verità oggi torna ad occuparsi della gara per la gestione dei rifiuti nella nostra città. Sono passati 151 giorni dal 28 luglio scorso, quando a nome di una comunità che era stata tenuta all'oscuro di tutta una vicenda che si stava sviluppando in quelle settimane, posi all'attenzione una questione che riguardava la efficacia o meno della aggiudicazione della gara alla ATI, della quale faceva parte la Diodoro Ecologia, e chiesi in nome e per conto dei cittadini se ci fossero delle questioni che dovevano essere approfondite. Per tutta risposta ottenni una querela da parte della Diodoro Ecologia, quando io invece avevo solo chiesto che il sindaco di Giulianova e l'assessore di Candido fornissero delle risposte chiare, cioè a dire se quella graduatoria stilata fosse corretta o meno, se ci fosse qualcosa da chiarire, se il punteggio attribuito alla prima classificata, appunto la ATI della Diodoro Ecologia, fosse corretto o meno rispetto a un determinato requisito. Nessuna risposta è arrivata, nessun chiarimento, mentre un amministratore della cosa pubblica ciò dovrebbe fare nell'interesse della città. Ebbene, dopo 151 giorni, mentre Costantini e Di Candido e tutta l'amministrazione comunale di Giulianova sono rimasti completamente sordi alle sollecitazioni, ci ha pensato il Consiglio di Stato, perché proprio in questi minuti il Consiglio di Stato ha pubblicato la sentenza nella quale, guarda caso, dice che quella graduatoria non è corretta. Cioè tutte quelle questioni che avevo sollevato erano giuste, e non lo dice Francesco Mastromauro, ma lo dice il Consiglio di Stato, che definitivamente pronunciando ha dichiarato che quella gara è inefficace, che l'aggiudicazione è inefficace, e che il contratto che è stato stipulato fra Comune di Giulianova e Diodoro Ecologia deve essere annullato, anzi è stato annullato, e ha disposto il subentro della seconda classificata Rieco S.p.A. nel termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza nel servizio di gestione di rifiuti a Giulianova. Nella motivazione proprio si ripercorre tutta la storia e si dice che quello che io avevo molto, come dire, in maniera molto sommessa detto al Comune di Giulianova, dicendo magari intervenite, agite in autotutela, adesso glielo dice il Consiglio di Stato. Una pessima figura che danneggia i cittadini di Giulianova. E non solo, condanna anche il Comune di Giulianova e la Diodoro Ecologia, in solito tra loro, a rifondere le spese. Amministratori, io non so se vi dovete dimettere immediatamente oppure chiedere scusa perché il vostro operato è stato veramente pessimo in tutta questa vicenda, sicuramente ce ne saranno altre. Una cosa è certa, avete perso la faccia, e un pubblico amministratore che non risponde per 161 giorni e si fa dire le stesse cose che io avevo detto a nome della città, prendendomi anche una querela dal Consiglio di Stato, farebbe bene a scappare dalla città nottetempo. Cittadini, noi vigileremo sempre e sempre per fare i vostri interessi, mentre altri fanno i comodi loro. Buona giornata, Giulianova.